purtroppo ieri sera, intorno a mezzanotte, si è consumata una tragedia familiare e, a seguito di un, evidentemente di un violento alterco, un figlio 49enne che conviveva con il proprio padre 82enne lo ha colpito violentemente con diverse coltellate al torace e in diverse altre parti del corpo, tanto da provocarne la morte, che è avvenuta intorno alle 4 di stamane nell'ospedale di Teramo. L'intervento dei carabinieri è seguito alla telefonata dell'omicida, il quale ha chiamato il 118 e ha chiesto che si intervenisse perché andassimo a prenderlo e perché aveva poco prima ucciso il proprio genitore. Sulle motivazioni sono in corso degli approfondimenti. Il dato oggettivo è che non ci risultano pregresse denunce, né siamo mai intervenuti per pregressi episodi di violenza nell'ambito familiare. Il nucleo familiare era composto appunto dal padre 82enne e dal figlio 49enne che stava ancora terminando il proprio percorso universitario.